Best for Soil, qualità del compost. Ciao, sono Jacques, ricercatore presso la FIBL e da oltre 30 anni conduco ricerche sulla qualità e sull'applicazione del compost. Oggi mostrerò in questo video come valutare la qualità di un compost con metodi semplici. E tutto ciò con l'obiettivo di determinare per quale applicazione è possibile utilizzare il compost. Ho qui un campione di compost. È molto importante che il campione sia omogeneo, quindi rappresenti l'intero cumulo di compost. Pertanto devono essere prelevati dei sottocampioni dall'intero mucchio, che devono poi essere miscelati accuratamente prima dell'analisi. Per caratterizzare la qualità del compost prenderò in considerazione due fattori. In primo luogo, utilizzo semplici misurazioni chimiche per analizzare i parametri che variano durante il processo di compostaggio, come pH, salinità e diverse forme minerali dell'azoto, che sono ammonio, nitrito e nitrato. In secondo luogo, realizzo dei biotest utilizzando piante, e più precisamente il crescione, per vedere la reazione di queste piante quando entrano in contatto con il compost. Per la semplice analisi chimica farò due estrazioni. La prima è con acqua per misurare la salinità del compost. La seconda estrazione viene effettuata con cloruro di calcio per misurare il pH e le quantità di azoto minerale, ammonio, nitrito e nitrato nel compost. Aggiungo 500 ml di acqua a questo recipiente. Quindi aggiungo 50 g di compost nel recipiente con l'acqua. In un altro recipiente verso 500 ml di cloruro di calcio. E aggiungo anche 50 g di compost in questo recipiente. Chiudo bene i recipienti prima di scuoterli per un'ora. Ora agiterò i due recipienti con 50 g di compost in 500 ml d'acqua o cloruro di calcio per un'ora. Il valore del pH del compost viene misurato nell'estratto di cloruro di calcio prima della sua filtrazione. In generale, il valore del pH di un compost fresco varia tra 8 e 8,5 e di un compost maturo tra 7 e 7,5. Ora filtrerò i due estratti per la prossima analisi. Nell'estratto d'acqua misurerò la salinità. Nell'estratto di cloruro di calcio misurerò le diverse forme di azoto minerale, nitrito, nitrato e ammonio. La filtrazione impiegherà del tempo, da 1 a 2 ore, per ottenere abbastanza liquido per l'analisi. Ora ho abbastanza estratto d'acqua e posso quindi misurare la conducibilità elettrica dell'estratto. Questo ci dà informazioni sulla salinità del compost. Ora dispongo inoltre di sufficiente estratto di cloruro di calcio e procedo alla misurazione di nitrito, nitrato e ammonio. Inizierò con l'analisi dei nitriti. Questo è un apparecchio per la rapida determinazione del nitrito. È molto semplice e può essere utilizzato in condizioni di campo. Una striscia reattiva viene immersa nell'estratto e quindi inserita nell'apparecchio. Dopo 15 secondi il risultato è sul display. In questo estratto non abbiamo quantità di nitrito rilevabili. Questo è un buon segno. Il nitrito è indicatore del fatto che si sono verificate condizioni anaerobiche nel compost, il che non è auspicabile. L'analisi del nitrato è leggermente più lunga. Richiede 60 secondi.
Tra qualche secondo saprò quanto nitrato è presente nell'estratto. Questo valore può essere utilizzato per calcolare il contenuto di nitrati di un chilogrammo di sostanza secca composta. L'analisi dell'ammonio è un po' più complessa. Verso 5 ml di estratto in un beaker piccolo. Quindi aggiungo 10 gocce del reagente 1. Seguito da un cucchiaio di reagente 2 nel beaker. Dopo aver agitato per sciogliere il reagente 2, utilizzo nuovamente una striscia per eseguire il test. La durata del test è più lunga. Richiede 8 minuti. Per i biotest con le piante userò il crescione. Farò due diversi test con il crescione. Il primo test è quello aperto. Uso piccoli vasi di plastica del diametro di 9 cm. In questo test il crescione risponderà al contatto diretto con il compost. Il secondo test è quello chiuso. Per questo test userò vasetti di plastica. Saranno riempiti per metà con il compost e quindi sigillati ermeticamente. In questa condizione, il crescione reagirà non solo al contatto con il compost, ma anche ai gas generati dal compost, soprattutto se questo non è ancora maturo. Pertanto, il secondo test è altamente sensibile, mentre il primo è meno sensibile. Il compost testato viene sempre confrontato con un substrato di riferimento. Questo riferimento è un substrato di torba modificato con fertilizzante minerale per ottenere risposte stabili nel tempo. Per il test aperto, tre vasi vengono riempiti con il compost e anche il substrato di riferimento. Questo serve a garantire la qualità e l'affidabilità del test. La quantità utilizzata per il test chiuso è di 500 ml in un recipiente con volume da un litro. Quindi aggiungo circa un grammo di semi di crescione in ogni vaso. Non peso i semi, ma utilizzo un cucchiaio calibrato. Distribuisco i semi su tutta la superficie del vaso. Per il test chiuso aggiungo anche qui un grammo di semi di crescione. È importante che i semi siano posizionati lungo il bordo, perché in questo test misurerò la lunghezza della radice. Nel test aperto misurerò il peso delle piante, nel test chiuso la lunghezza della radice. I risultati sono sempre in confronto con quelli del substrato di riferimento. Ciò consente di confrontare i risultati dei test condotti in diversi momenti dell'anno, in estate o in inverno, anche se le condizioni ambientali non erano le stesse. Quindi bagno sufficientemente il compost e chiudo ermeticamente i vasetti. Lo stesso vale ovviamente per il test aperto. Ciò che è importante per questo test è coprire i vasetti con una pellicola fino alla germinazione dei semi, che dura dalle 24 alle 48 ore. Altrimenti la superficie del compost potrebbe seccarsi e il seme non germoglierà. Questo potrebbe quindi essere erroneamente interpretato come un problema di qualità del compost.
È importante lasciare tutti i vasetti e i recipienti alla luce, ma non a quella diretta del sole, altrimenti la temperatura nei vasi aumenterà troppo e le piante non cresceranno e correranno il rischio di lessarsi. Ecco le piante dopo 7 giorni di crescita. Come potete vedere, il crescione sul substrato di riferimento è cresciuto molto bene. Invece, alcuni compost, come questo molto fresco, hanno inibito la crescita del crescione. Al contrario, su un compost molto più maturo, il crescione è cresciuto abbastanza bene. Per la valutazione del test aperto, misuro il peso dei germogli. Li ho tagliati a 1 centimetro da terra. Nel test chiuso, potete vedere qui la buona crescita delle radici sul substrato di riferimento, mentre su alcuni substrati del compost la crescita è stata molto inferiore. Questo test è davvero più sensibile del test aperto. Per la valutazione misuro la lunghezza media delle radici, quindi calcolo la percentuale della lunghezza della radice rispetto alla lunghezza sul substrato di riferimento. Per l'interpretazione dei risultati dei test, i valori di riferimento si possono trovare nella scheda informativa Best for Soil sulla qualità del compost. Questa scheda informativa è disponibile gratuitamente sul sito web Best for Soil.